Buonasera e benvenuti alla conferenza Bright La filosofia e l'arte tra mondo islamico e mondo cristiano, il caso di Lucca e la sua storia. Sono Amos Bertolacci, docente di storia della filosofia medievale presso la scuola IMT Alti Studi di Lucca. Il mio compito questo pomeriggio è quello di illustrarvi brevemente la ricerca sul mondo arabo-islamico che viene condotta a IMT. E l'importanza del tema che è stato prescelto per questa giornata Bright, per poi dare subito la parola alla nostra relatrice, la professoressa Anna Contadini, che ringrazio e che saluto assieme ai telespettatori di noi TV che ci seguono in diretta. La ricerca riguardante la cultura arabo-islamica, IMT, riguarda due filoni principali, la filosofia e l'arte entrambi affrontati in chiave storica, ma una storia che ci impartisce un'importante lezione per il presente nell'ottica della storia maestra di vita. Alcune slides ci aiutano a puntualizzare il discorso. Sul versante filosofico, oggetto di interesse precipuo è il filosofo che vedete, Avicenna, un filosofo e un medico che ha vissuto tra X e XI secolo, uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi. Avicenna è nato in un luogo eh, del mondo che siamo portati a considerare periferico se lo, se lo approcciamo da una prospettiva eurocentrica, ma che era estremamente centrale se lo consideriamo in un'ottica più ampia. È l'odierno Uzbekistan, che era il centro del mondo e si trovava al crocevia delle rotte commerciali e degli itinerari del sapere dell'epoca. Anche grazie alla centralità di questa posizione, Avicenna è stato un pensatore globale, nel senso che ha ereditato tutto il pensiero greco, l'ha rielaborato e l'ha diffuso su tre continenti, l'Asia, il Nord Africa e l'Europa. Se guardiamo eh, la diffusione dei manoscritti e delle opere di Avicenna nel mondo, ci rendiamo immediatamente conto di quanto grande sia stata questa sorta di pre o prima globalizzazione culturale a cui il mondo ha assistito. Il pensiero eh, filosofico e medico di Avicenna è giunto tramite questi itinerari anche in Europa, attraverso l'estremo occidente, la Spagna musulmana, in una città dell'Andalusia a Toledo in particolare sono state tradotte in latino le principali opere filosofiche e mediche del nostro filosofo. Per quanto riguarda la traduzione latina del suo capolavoro filosofico, dobbiamo riconoscere il ruolo centrale che ha rivestito un pensatore di chiara estrazione ebraica, Abraham Ibn Daud, Abramo figlio di Davide che ha promosso questa traduzione e ha ottenuto l'appoggio e il sostegno anche economico del vescovo di Toledo dell'epoca e l'ha eseguita assieme a un diacono cristiano del luogo. È così, assistiamo così al caso davvero eclatante di un filosofo come Avicenna che è stato sci, musulmano sciita di origine, tradotto in latino in un ambiente musulmano sunnita grazie alla cooperazione tra ebrei e cristiani. Dell'epoca. Come capite, in questo caso, come in innumerevoli altri casi, la distanza geografica e la differenziazione religiosa è stata sospesa ed è stata superata dalla filosofia. Grazie a questa traduzione latina, che potremmo definire di carattere sovra-religioso, la filosofia di Avicenna ha profondamente influenzato la cultura europea. Anche in questo caso lo ha fatto senza barriere. Significativa è questa illustrazione che vedete e che si trova in un'edizione a stampa delle opere eh, di Aristotele che ha visto eh, la luce a Venezia nel 1483. Potete vedere al centro Aristotele con l'abito azzurro e il cappello nero che ha accanto a sé tre altri, a destra tre altri pensatori greci e che dialogano e che dialoga. Con un personaggio con l'abito giallo e il turbante. Quello è Averroè. Accanto a Averroè il nostro Avicenna e accanto a Avicenna un monaco domenicano, probabilmente Tommaso d'Aquino. Abbiamo sette pensatori, i nuovi sette saggi dell'antichità, che sono indifferentemente pagani, musulmani e cristiani, tutti sullo stesso piano e tutti in dialogo l'uno con l'altro. La distinzione religiosa di nuovo di fronte al valore universale della filosofia passa in secondo piano e sfuma. 1483 l'anno di pubblicazione di questa edizione vede i turchi risalire la penisola balcanica e avvicinarsi piano piano a Vienna che assedieranno da lì a non molto. Nonostante questo a Venezia pur sapendo Dell'incombere di questa minaccia sul piano filosofico, a prescindere dai conflitti e dalle contrapposizioni militari e politiche, sul piano filosofico si stampa questa edizione in cui cristiani e musulmani convivono, coesistono e interagiscono in termini pacifici. Non sono il solo ad occuparmi di cose arabo-islamiche all'interno dell'IMT. Lo fa anche la ricercatrice Silvia di Vincenzo che si occupa di un'area importante del pensiero di Avicenna, quello eh, della logica, dello strumento fondamentale del sapere filosofico e de dei manoscritti della logica di Avicenna che trasmettono questo sapere e delle traduzioni che di questi manoscritti sono state fatte. Come vedete i codici di cui Silvia si occupa sono non solo antichi e importanti, ma sono anche belli. Così da stabilire un primo legame tra filosofia ed arte. Arte, come vi dicevo, che è il secondo pilone di interesse arabo-islamico di MT. Abbiamo anche in questo caso un giovane ricercatore, Ruggero Longo, che si occupa di quel magnifico edificio di sintesi tra arte bizantina, latina e araba, che è la Cappella Palatina di Palermo, con particolare riguardo alle sue decorazioni. Non ho tempo di soffermarmi sulla ricerca importante e interessante che questi due valenti e promettentissimi giovani studiosi stanno conducendo. Potete trovare altre informazioni sul sito di MT, in particolare nella, nella sezione Biblioteca dei ricercatori, in cui i ricercatori stessi spiegano ed espongono la loro ricerca. Un esempio eclatante di condivisione artistica tra mondo... Islamico e mondo cristiano è dato dall'oggetto di inestimabile valore di cui la professoressa Contadini tra poco ci parlerà. Si tratta di un acquamanile a forma di falco di chiara provenienza arabo-islamica che è probabilmente eh, servito per abluzioni sacre per altri scopi religiosi nel suo luogo di origine. È arrivato a Lucca. Eh, nel Medioevo, e a Lucca è stato dotato, come vedete nella slide nell'immagine centrale, di un becco, di una cresta, di una coda, è stato trasformato in un galletto e posto come galletto segnavento sul, sul pinnacolo della Basilica di San Frediano. Assistiamo dunque eh, al caso davvero interessante, davvero istruttivo, di un falco che diviene galletto, di un acquamanile che diviene banderuola, e di un oggetto arabo-islamico che viene posto sul punto più alto di una basilica cristiana. Anche in questo caso l'arte circola senza restrizioni, secondo un itinerario storico che è non solo affascinante ma anche estremamente istruttivo. Veniamo quindi alla domanda centrale, dopo aver fatto questo giro per il mondo nei secoli passati, per il nostro presente, per l'attualità. A cosa serve questa ricerca eh, sull'Islam? In che cosa ci è utile? In che cosa è utile al cittadino di Lucca del XXI secolo, all'abitante del mondo del XXI secolo? La domanda è non solo importante ma anche urgente perché l'Islam, i, me i mezzi di comunicazione ci portano a considerarlo, gli eventi recenti ci portano a considerarlo più come una minaccia che come un'opportunità. Ebbene, la lezione che traiamo dal passato e da questa ricerca storica che vi ho descritto è una lezione incoraggiante nel senso che ci mostra, ci mostra dei valori universali che per la loro stessa natura sono condivisi dall'umanità intera. C'è il valore del vero, della verità, di cui la filosofia si fa portatrice, c'è il valore del bello, di cui l'arte eh, si occupa, e che sono valori che oltrepassano per loro natura qualsiasi confine politico, qualsiasi steccato dogmatico, religioso qualsiasi barriera linguistica. Per loro natura sono condivisibili e condivisi. Questa condivisione è avvenuta nel passato, nell'epoca di cui noi ci interessiamo, in un periodo storico davvero fortemente conflittuale, l'epoca dell'invasione islamica dell'Europa, l'epoca delle crociate, l'epoca della Reconquista, l'epoca delle condanne reciproche tra cristiani e musulmani. Se una condivisione di questo genere è avvenuta in quell'epoca, sicuramente può avvenire anche al giorno d'oggi. L'altro aspetto incoraggiante è che filosofia e arte, verità e bellezza non sono le sole portatrici di questo messaggio universale. Pensiamo ad esempio al valore universale dell'utilità, dell'utile, in base al quale commercio e arte e, scusate, commercio e tecniche e tecniche si sono diffuse in tutto il mondo. Stesso discorso vale per un altro valore che accomuna l'umanità intera, cioè il divertimento. Pensiamo al gioco degli scacchi che ha davvero eh, percorso in lungo e largo il mondo conosciuto. Quando in italiano usiamo la parola tariffa oppure la parola alfiere, usiamo, forse senza saperlo, due parole di origine araba. Il discorso potrebbe continuare, continuare a lungo. Questo è il galletto, eh, seg eh, il galletto segnavento che potete vedere sulla, sul tetto della Basilica eh, di San Frediano. Ecco, il tema della giornata Bright è la sostenibilità e il concetto di sostenibilità ci richiama un altro valore universalmente condiviso, forse il più importante di tutti, e cioè il bene, in particolare il bene comune. In tempi di Covid, la prima cosa che ci viene in mente è il bene comune costituito dalla salute pubblica. Ecco, se il vaccino, un rimedio contro il Covid, ci provenisse da un medico che non, di cui non condividiamo il colore della pelle, l'affiliazione religiosa, l'appartenenza politica, le inclinazioni sessuali. Per questo rinunceremmo al vaccino? Certamente no, certamente no. Ci basterebbe che il vaccino fosse valido ed efficace, cioè fosse un buon vaccino, nel nome della bontà. Altri beni comuni che ci interpellano con urgenza sono quelli del rispetto dell'ambiente, della giustizia sociale, delle pari opportunità. E potremmo con, continuare a lungo. Questo pomeriggio vogliamo soffermarci su un altro tipo di bene che è quello sul piano sociale della coesistenza pacifica tra gruppi e individui sociali distinti e diversi. Ecco, questo è un bene, è un bene prezioso. Un bene prezioso perché nell'alterità era chiusa una ricchezza che se siamo in grado,. Di accettare ed incorporare una ricchezza che arricchisce tutti. Da questo punto di vista, Lucca può fungere davvero da laboratorio concreto di una sostenibilità sociale nel nome del bene comune, anche nell'ottica che l'IMT sta proponendo di Lucca come City Lab, come laboratorio vivente. Del falco, di cui tra poco sapremo tutto, grazie ad Anna Contadini, a Lucca. Eh, possediamo sia l'originale che la copia sul tetto della chiesa di San Frediano, come abbiamo visto. Ma c'è di più. Se giriamo per le strade della nostra città, possiamo anche imbatterci nell'effigie, come in questo caso che vedete. In altre parole, il falco arabo-islamico fa parte della nostra storia, della nostra vita quotidiana di lucchesi, lucchesi di origine o lucchesi di adozione, anche se certe volte non ce ne accorgiamo. Esso ci ricorda che se siamo pronti ad accogliere la diversità e a farla nostra, arricchendoci con il valore che questa diversità porta e valorizzandola, possiamo dare un contributo alla sostenibilità sociale non solo del nostro territorio lucchese, ma anche a più ampio raggio. Grazie alla professoressa Anna Contadini della Scuola di Studi Orientali ed Africani, SOAS, dell'Università di Londra. Per farci da guida in questo affascinante viaggio, ci fa da guida oggi da remoto per la seconda volta dopo averci fatto da guida una prima volta quasi due anni fa, nella, nella primavera del 2019, quando sotto la sua direzione abbiamo proprio visto dal vivo il falco e la sua trasformazione in galletto. Non mi dilungo su Anna Contadini, non ce n'è bisogno, sta svolgendo vaste e importanti ricerche è stata autrice di importantissime pubblicazioni. Mi basti dire che è la massima esperta per consenso unanime del tema di cui stiamo parlando oggi. La voglio semplicemente ringraziare sia a titolo personale che a nome dell'IMT tutto per il tempo che ci sta dedicando e per il fatto di essere collegata da no, con noi da Londra, da oltremanica. E questo rimarca e sottolinea un altro asse importante, un altro punto fondamentale dell'identità di IMT che è la sua vocazione internazionale. Le lascio subito la parola. Abbiamo la possibilità, avete capito che siamo in diretta, si è spenta la luce del mio studio inadvertitamente mentre stavo parlando automaticamente, possiamo eh, rivolgere la cosa preziosa di questa diretta è che possiamo rivolgere delle domande alla nostra relatrice via chat. Eh, quindi approfittate della possibilità di rivolgere questioni lo potete fare via chat io modererò eh, la discussione finale alla fine appunto della presentazione eh, di anna quindi buona conferenza e buona giornata bright a tutti buon pomeriggio eh, da londra e eh, grazie Grazie per avermi invitato a partecipare a questa interessante iniziativa della Notte Europea dei Ricercatori e grazie per le gentili parole e per l'illuminante introduzione a questo tema così importante delle relazioni intellettuali e artistiche tra Medio Oriente e Europa, in particolare l'Italia e oggi con Luca come protagonista. Ci sono molte presenze medio orientali in Toscana, in oggetti di vario tipo, da ceramiche a marmi, a metalli, testimonianze sia di conquiste territoriali con i bottini di guerra che ne conseguono, sia di un ricco e fiorente scambio commerciale. Eh, possiamo menzionare, per esempio, vorrei andare alla seconda slide. Ecco. Ci siamo riusciti. <ride> um, possiamo menzionare, tra l'altro, i famosi bacini o bacinelle ceramiche inserite nelle facciate o nelle fiancate eh, esterne di chiese. Fenomeno che non è solo toscano, uh, ma si ritrova anche in altre località italiane, come per esempio Pavia, e dove i bacini provengono da varie aree geografiche, molti dall'Egitto, dal Nord Africa e dalla Spagna del Sud, l'Andalus musulmano, durante gli intensi scambi commerciali di città toscane con quei paesi durante tutto il Medioevo. Ecco qui, vedete dei bacini. E ceramici inseriti nella facciata di San Piero a Grado. Um, C'è un bacino in particolare che vi voglio far vedere, è un bacino con un, un falco dipinto allustro proveniente dalla Spagna musulmana del, dell'inizio del XII secolo um, che era murato sulla chiesa di Sant'Andrea a Pisa e, ed è una figura importante per il nostro falco di Luca. Molti dei vaccini, la maggior parte dei quali sono stati estratti e ampiamente studiati e analizzati da Gabriella Berti e Eliana Tongiorgi in particolare, sono adesso conservati al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa. A Lucca si trova un altro falco, questa volta in bronzo, come accennava Amos, uno degli oggetti più straordinari di provenienza islamica parte del ricco tesoro della Basilica di San Frediano. Il falco è piuttosto grande, circa 36,5 cm di altezza e 34 di lunghezza, ha una fine decorazione incisa su tutta la superficie e un'iscrizione in arabo anch'essa incisa in caratteri cosiddetti cufici, che potete vedere nel dettaglio, si legge da destra a sinistra, e che legge Bismillah Allah. O in nome di Allah, benedizione di Allah. Questo oggetto proveniente da una cultura musulmana, dopo essere arrivato a Lucca, fu soggetto a una straordinaria trasformazione e acquistò una nuova identità e funzione. Divenne un gallo banderuola e fu posto sulla sommità della facciata della chiesa della basilica di San Frediano. Devo premettere che lo studio del falco è parte di un progetto di ricerca che ho iniziato molti anni fa sulla circolazione e interpretazione di oggetti provenienti da zone medio orientale in Europa e in particolare in Italia durante il Medioevo e che è cresciuto durante gli anni per diventare un grande progetto internazionale multidisciplinare culminato recentemente in una pubblicazione. Qui faccio un po' di... Pubblicità. Ecco qui vedete la copertina del libro, di 550 pagine, è molto pesante questo libro, e molte illustrazioni a colori, dove vengono esaminati oltre al grifone di Pisa molti altri oggetti islamici, soprattutto in metallo, incluso il falco di San Frediano. Gli oggetti sono esaminati da un punto di vista eh, eh, tecnico. Delle analisi dei metalli, della composizione e fusione del bronzo, delle tecniche di decorazione anche con scansioni 3D, e dal punto di vista socio-economico, storico e storico-artistico. Con 33 partecipanti internazionali, il progetto ci ha permesso di fare nuove scoperte tecniche e storico-artistiche e ha permesso nuove e più precise interpretazioni riguardo alla provenienza di questi oggetti, alla datazione, funzione, patrocinio, mecenatismo e ci ha permesso di delineare il processo di mutamento culturale e il loro significato una volta trasferiti in un'area geografica e culturale diversa. Inoltre la ricerca ci ha permesso di modificare il nostro approccio all'arte medievale e produzione metallistica eh, nel Mediterraneo occidentale e di sottolineare l'importanza di questa produzione artistica nella Spagna musulmana, che aveva un vivacissimo scambio eh, non solo di oggetti ma anche di idee, come è stato delineato da Amos, con il resto del Mediterraneo. Ritornando al nostro oggetto, cominciamo con il falco, che è un bellissimo bronzo di grande presenza e voglio farvi vedere questa fotografia qui, sono a Lucca durante le giornate di studio sul falco con i miei colleghi Gabriella Garzella, eh, Peter and Charlie Northover, e Charlene Othova e vi potete fare un'idea pr più precisa delle proporzioni e della grandezza del pezzo, che è perfettamente bilanciato. Non ha bisogno di anelli o perni stabilizzatori. Per quanto riguarda la provenienza, il falco è stato assegnato da storici e storici dell'arte a diversi centri, eh, dall'Iran all'Egitto alla Spagna musulmana, e gli sono stati diverse, eh, dati diverse datazioni dall'ottavo, al nono, all'undicesimo, al dodicesimo secolo. Ultimamente però a seguito di queste recenti ricerche e analisi che vi dicevo um, si è potuto restringere il campo e il falco è molto probabilmente un prodotto della Spagna musulmana del periodo medievale. Difficile da datare precisamente ma probabilmente sulla base di materiale comparativo all'undicesimo all o inizio del XII secolo nella postura quasi araldica, nelle forme forti ma stilizzate e anche in elementi della modellatura e decorazione. E qua vedete eh, un, uh, un dettaglio uh, del, uh, della testa del falco a sinistra e del uh, grifone di Pisa uh, a destra in basso. e Vedete insomma quanto sono simili. Um, e anche sulla base di, eh, di eh, elementi storico-artistici come nell'iconografia, la postura maestosa, nei dettagli decorativi eh, e si può avvicinare al falco dipinto sul bacino, sul bacino andaluso che vi ho fatto vedere prima del XII secolo. A questi elementi si aggiunge eh, un evento storico che confermerebbe la provenienza spagnola. Come ci racconta Amedeo Pellegrini, nel 1198 il Papa Innocenzo, Innocente III mandò Rainerio, un frate canonico di San Frediano, in Spagna per varie missioni religiose e politiche. Nero poi tornò a Lucca, dove stette diversi anni prima di essere nominato patriarca d'Antiochia, dove eh, morì. E quindi, come già suggerito da Ludovico Ragghianti e Romano Silva, tra altri, il falco potrebbe essere stato quindi tra i doni diplomatici che Rainerio portò a Lucca dalla Spagna. Il falco non è una statua nel senso occidentale del termine, ma come praticamente tutti i manufatti d'arte del mondo islamico del, del periodo medievale, è una scultura funzionale, aveva una funzione. Fu infatti concepito nelle forme come un acquamanile, cioè un oggetto per versare liquidi. È stato anche definito come brucia profumi, ma io escludo questa funzione poiché le analisi condotte recentemente eh, non hanno rilevato né un meccanismo né residui di materiale bruciato nel suo interno. Ma lo escludo anche perché il falco non è perforato, non ha quei piccoli fori sul corpo che ci si aspetterebbe di trovare se fosse un brucia profumi. Come per fare un esempio... E in questo altro oh, bronzo zoomorfico in forma di leone o animale composito di produzione stavolta iranica anche del XII secolo, dove la testa è smontabile, è svitabile. Se voi vedete, vedete il mio, la mia freccetta: c'è una giuntura tra la fine del collo e l'inizio del corpo e lì si può smontare la testa e si può aprire eh, il, il bronzo. Um, e dentro si trova un piccolo contenitore pe, eh, per ospitare l'incenso o i legni profumati che poi vengono eh, eh, bruciati, e il corpo è tutto perforato con piccoli e molteplici fori per far uscire il vapore. Il nostro falco è stato fuso in un unico pezzo, quindi non ci sono parti smontabili e non presenta le caratteristiche di un brucia profumi. Invece ha le caratteristiche di un acquamanile, anche se non potrebbe essere stato mai usato come tale. Adesso vi faccio vedere questa um, immagine del falco dal, sul dorso: avevo un'imboccatura per riempirlo d'acqua eh, e una impugnatura entrambe perdute per via del processo di trasformazione subito. L'imboccatura si trovava qui in alto e l'impugnatura sono questi due buchi e questo grande buco sulla, sulla coda. Sono rimasti questi buchi perché l'impugnatura adesso è andata perduta. Un falco anch'esso acquamanile, estremamente simile a quello di Lucca, conservato nel, mo nel monastero di Santa Caterina al Sinai, um, ci fa capire come doveva essere or originariamente quello di Lucca. Quindi vedete che c'è l'imboccatura per, per, ehm, per introdurre l'acqua e ci doveva essere un piccolo coperchio, visto che c'è questa cerniera e il coperchio adesso è andato perduto. E c'è un'impugnatura zoomorfica che poteva essere appunto anche zoomorfica qui nel falco di Lucca. Ehm. Acquamanili di questo tipo erano oggetti preziosi, originariamente parti, parte di cerimoniali di corte, quello del lavaggio delle mani per esempio. E nel mondo islamico c'è una produzione d'almeno l'VIII secolo in poi, in area mesopotamica e dell'Iran occidentale, e poi egiziana e andalusa, inclusi ehm, acquamonili ornitomorfi come questi eh, pezzi che vi sto mostrando, eh, prodotti in Iraq o in Iran dell'VIII secolo, uno adesso conservato a Berlino e l'altro a San Pietroburgo. Uh, e quello di San Pietroburgo ha anch'esso una iscrizione incisa sul corpo con una data che è, la, che è 796. Oh, questi in forma di cervo, prodotti più tardi nell'Egitto Fatimide eh, dell'Indicesimo secolo, e vedete che anche qui c'è un'imboccatura e c'è una uh, impugnatura zoomorfica. Nel, nella Quamanì, la forma di cervo di Monaco, questi sono andati perduti. Quindi assistiamo a una produzione dall'VIII a circa il XII secolo su una vastissima area geografica da una parte all'altra del mondo islamico. E l'analisi delle fonti suggerisce una prolifica produzione di raffinati eh, bronzi zoomorfi e ornitomorfi nel Califato d'Occidente, cioè il Califato di Cordova, a partire dal X secolo, e questi oggetti erano piegati sia come getti da fontana, ma anche come acquamanili, o anche come automata acustici, cioè sculture zoomorfe che producevano dei suoni, come per esempio il grifone di Pisa, e che potevano anche servire come doni per scambi diplomatici. Il falco come animale ha una posizione predominante nel mondo medio orientale, dove era simbolo di potere e protezione e dove la caccia con il falco era ed è tuttora molto diffusa e praticata, e dove era prerogativa principesca anche per come veniva concettualizzato. Nelle fonti arabe medievali, infatti, specialmente nei trattati sugli animali, come questo che vedete qui, un manoscritto prodotto a Baghdad, capitale del califfato abbaside. Eh, nel 1220-1225 circa? Il falco è descritto come un uccello da preda feroce, molto astuto, ma anche socievole e generoso con i suoi simili? Ed è per questo che viene considerato il principe degli uccelli da preda. Allora, che cosa succede al nostro falco una volta a lucca? Premettendo che è difficile tracciare una storia lineare della vita, delle vicissitudini del falco, semplicemente eh, per la scarsità di fonti documentarie, possiamo però ricostruire che nel XIII secolo il falco fu trasformato in gallo banderuola, applicandogli una cresta, come vedete qui una coda e un piccolo imbuto sul becco per una funzione importantissima che, e che non si ritrova in altri galli banderuola, quella di emettere un suono. E qua vedete il gallo di fronte con questo, con questo imbuto sul becco, vedete il becco dentro. Inoltre venne aggiunto un rivestimento Uh, ritorniamo uh, su, questa, su questa immagine, eh, venne aggiunto un rivestimento in rame dorato, una specie di cappotto o di soprabito d'oro, come se il falco fosse stato invitato a una, a una festa in maschera. Il soprabito, chiamiamolo così, è costituito da lamine di rame applicate con diversi punti di sutura, il collo a imbuto. Le ali sono a mantello, il rivestimento della coda lascia sporgere scoperte le due piume estreme. La coda verticale a banderuola eh, aggiunta e fissata con un grosso perno sulla coda, che vedete qui, e una specie di morsetto sul dorso, forse c'è un'altra ah, ecco, sì. un um, immagine che forse potete vedere meglio. Um, allora, la coda manderuola è fissata con questo perno e con un morsetto sul, sul dorso. Il, petto, il rivestimento del petto è separato e si innesta dove sporgono le ali. Le cosce sono a parte, fissate sul lato interno. E dal dettagliato esame tecnico di Mirko Bassi e Massimo Vidale e altri dell'Istituto Superiore del Restauro. La lamina è stata applicata in diversi pezzi separati, eh, con due che sono andati perduti. Le lamine del rivestimento, tutte in rame, sono eh, fissate ripiegandole nelle zone sottosquadro, ad esempio il contorno delle ali sporgenti sul petto e i bordi della coda, ma soprattutto da chiodini di rame che hanno lasciato dei fori sul falco originale. E qui potete vedere un'immagine della scansione 3D, 3D prodotta da Roberto Scopigno e il suo gruppo del CNR, dove si vedono questi eh, fori lasciati dai chiodini. E, e osservati attentamente, è chiaro che questi fori sono stati praticati in un secondo tempo dall'esterno, perché il metallo presenta piccole concavità, come quando una punta penetra forzando la superficie metallica. È ovvio quindi che essi siano serviti per fissare le lamine del rivestimento applicato sulla superficie. Lo spessore eh, del rivestimento non è uniforme, ma è comunque sottilissimo e vedete un pochino qui lo spessore del, del, del rivestimento da questo dettaglio, um, e va da circa 1 a 2 mm di spessore. E non ci sono cerniere apribili perché l'oggetto non era destinato ad essere vestito e svestito, ma una volta trasformato doveva rimanere così. Infatti non si sapeva che fosse un bronzo islamico fino al 1954, quando il gallo fu rimosso dalla sua posizione sul tetto della basilica per motivi di manutenzione, e fu allora che se ne scoprì la vera natura. O forse dovrei dire si scoprì la sua identità della, della sua vita precedente. Ma perché ricorrere a questa trasformazione così estrema? Le ragioni sono due, una tecnica e l'altra concettuale, alle allegorica. Mi sono chiesta, per esempio, perché non abbiano applicato una doratura direttamente sul falco di bronzo che, con l'aggiunta della coda verticale, e la cresta comunque sarebbe stato visto da lontano come un gallo? La risposta a questa domanda ci è stata fornita eh, dalle analisi del metallo del falco di Peter Northover e Vincenzo Palleschi. Si è confermato che è costituito da una lega di bronzo, simile a quella del grifone di Pisa, con una concentrazione abbastanza alta di, di piombo e zinco comune nell'area mediterranea durante il, me il Medioevo, simile a quella del campane, infatti se lo si picchia leggermente il corpo del falco riverbera. Su questa lega la doratura è di difficile applicazione e comunque non risulterebbe della densità voluta, mentre il rame è il metallo più facile da dorare, con la tecnica a mercurio. Cioè, un procedimento per cui il mercurio è un agente per l'attaccatura dell'oro. Viene mescolato all'oro per ottenere un'amalgama che poi viene applicata sulla superficie dell'oggetto, che poi viene scaldato sulla fiamma per produrre una reazione chimica per cui il mercurio evapora, lasciando una sottile lamina d'oro attaccata alla superficie. E infatti, come abbiamo detto, il, del, il soprabito del falco è tutto di rame. Notiamo anche che per completare la trasformazione un elmetto, eh, chiamiamolo così, fu fissato sopra la testa con una cresta da gallo eh, dietro e un piccolo imbuto davanti sopra il becco e la coda eh, a lama larga montata sul dorso quando colpita dal vento permetteva la rotazione. Um, con un foro sulla parte superiore del dorso, eh, vicino a quello dell'impugnatura, e la creazione di un altro foro sulla pancia, e i due, come, pos come spero possiate vedere da questa foto, allineati verticalmente. Vedete, vedete la, la carta bianca eh, sotto, quindi i due fori sono alle allineati perfettamente verticalmente. Il falco, così straordinariamente trasformato in galletto, poteva essere fissato diritto sull'asta intorno alla quale girava. Ma il falco ha un altro foro sulla pancia, povero falco, um, piuttosto grande, vicino alla coda, che è questo qui, la cui funzione non, è, non era certa. Se originale, questo foro potrebbe essere stato necessario durante il processo eh, di fusione del bronzo per la fuoriuscita delle terre di fusione, che poi doveva essere chiuso da una lamina di metallo ehm, a mo' di tappo, adesso andata perduta. Ma è anche probabile che questo foro sia stato fatto più tardi. Infatti, quando il falco Galletto di Luca fu installato sul tetto ed esposto ai venti. Questo foro servì per una funzione totalmente diversa e straordinaria. Permetteva l'accesso dell'aria che riberverava dentro il corpo vuoto e fuoriusciva dal becco con sopra l'imbuto a mo' di piccolo megafono producendo un fischio uh, ad alta frequenza, come è stato riportato da testimoni che hanno avuto questa esperienza acustica sonora prima del 1954, quando appunto l'originale fu rimosso eh, e sostituito da una copia. Il secondo punto riguarda la figura allegorica del falco nel suo nuovo contesto culturale, modificato sia letteralmente che concettualmente. Il falco, diventato gallo banderuola, è da connettere con la famosa eh, storia evangelica eh, in cui Cristo dice a Pietro che lo rinnegherà tre volte prima dell'alba. Un gallo dorato della metà dell'VIII secolo si trovava su un campanile eh, di San Pietro a Roma, ora conservato nel tesoro della Basilica Vaticana, era, monta era montato su un globo, anch'esso dorato, e fungeva da segnavento. E questo gallo fu di grande influenza e venne molto imitato e quindi non stupisce che un gallo dorato sopra un globo dorato sia stato messo anche sull'importante basilica di San Frediano, a emulazioni di quello Vaticano, sul tetto della facciata, sopra il mosaico che anch'esso era un elemento distintivo di alcune importanti basiliche romane durante il Medioevo. E ricordiamo anche che questo mosaico fu uh, prodotto quando c'è stato l'innalzamento della basilica di San Frediano nel XIII secolo ed è molto probabilmente che a questo punto anche il falco fu montato sull'asta. È chiaro quindi il significato allegorico dei galli banderuola in generale che ricordano il, il rinnegamento di Pietro e il loro girare con il vento. È da interpretare come un richiamo ed ammonimento alla mutevole natura umana. Ma il gallo di San Pietro a Roma, però, non emetteva suoni. Per il falco gallo di Lucca io quindi aggiungo un ulteriore elemento della interpretazione allegorica: il rinnegare di Pietro al canto del gallo. E in questo senso il falco gallo di Lucca è eccezionale, è più completo. Non solo girava al vento, ma emetteva anche un suono. E così il bellissimo bronzo islamico con un'iscrizione in arabo rientrava nella uh, tradizione cristiana: un, rifarime, un riferimento alla storia di San Pietro che rinnegò Cristo tre volte all'alba mentre il gallo cantava, un, ulteri un ulteriore richiamo al monumento, e allo stesso tempo, mentre girava, esposto ai venti, un richiamo della incostanza umana. Grazie. Moltissime grazie Anna. Davvero ci hai, ci hai fatto riappropriare di, di, di un bene di inestimabile valore che abbiamo. Che abbiamo a Luca, ti siamo davvero grati per questa magistrale eh, lezione. Vedo che ci sono, ci sono delle domande, vorrei subito rivolgerti il feedback che abbiamo ricevuto dai nostri ascoltatori. Tralasci i complimenti che, che stai ricevendo per andare, per andare al succo della questione. Eh, Mattia Guidetti eh, si, si, ci, ci, ti interroga su quale possa essere la relazione tra il falco di Lucca e il grifone di Pisa nel caso della trasformazione in animale che emette suoni. Quindi anche per il grifone di Pisa possiamo ipotizzare che questa trasformazione sia stata portata a termine una volta che l'oggetto arrivò in Italia? Allora, per il grifone di Pisa probabilmente eh, eh, il grifone era già un automaton eh, sonoro in origine, in origine, perché contiene... Ehm, un vaso interno che eh, abbiamo potuto insomma mh, ehm, ricostruire potesse essere parte di un meccanismo eh, sonoro quindi il griffone probabilmente già eh, emetteva un suono in origine una, un, eh, attraverso dei tubi attraverso delle canne una specie insomma di organo ehm, e mh, Probabilmente emetteva un suono, eh, dipende, insomma, dalla lunghezza del, della canna. Se, se è più corta è un suono più, eh, più alto, se è più lunga un, un suono più profondo, quindi una, una specie di ruggito, uh, 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 così. Quando, però arrivò a Pisa, e fu messo sopra la cattedrale di Pisa, anch'esso con la stessa le lega eh, di bronzo che. Che riverbera, che è già in se stessa sonora, con il vento che circola dentro questo grande corpo, perché il grifone è molto più grande anche del falco, fuoriuscendo dal becco emetteva dei suoni, come appunto testimoni ci dicono nelle, nelle fonti. Eh, c'è quindi un parallelismo architetturale, diciamo così, di, eh, tra, tra il falco e, e, e il grifone. È molto difficile dire se, se, se l'uno abbia influenzato l'altro. Però, certamente, eh, questo aspetto sonoro è molto importante. E non è così comune, perché per altri eh, animali che vengono posti sulle sommità di chiese non spesso non c'è la, la stessa funzione sonora. Grazie molte, Anna. In attesa che arrivino eventualmente altre, altre domande dal pubblico, io non, non, non posso trattenermi da farti io stesso, oltre ai complimenti, qualche... Qualche puntualizzazione, intanto la cosa importante che ci ha detto, l'anno 1954, cioè la scoperta del falco grazie alla manutenzione sì. dell'originario galletto, ecco, segnamente è stata fatta, una puntualizzazione sull'importanza sull anche per la ricerca che ha la cura e la della manutenzione dei beni culturali. Ecco, Certamente. Una, una giusta manutenzione, un'adeguata manutenzione, fa avanzare anche la ricerca in questo At caso. Ma Assolutamente, come... sì, sì. E questo succede per tutti questi eh, oggetti che, che sono stati acquisiti da un'altra cultura e sono stati trasformati. Per poter capire veramente sia la, la loro vita originaria sia la, la loro nuova vita, eh, questo della manutenzione e della protezione dei beni culturali è molto importante. Un'altra cosa importantissima che ci ha detto, Lucca era il centro del mondo all'epoca, era in contatto con il califfato di Cordova, era in contatto stretto con Roma, come ben sappiamo. Ci siamo abituati noi lucchesi a considerare Lucca una città di provincia, ma ritornando indietro nel tempo dobbiamo forse eh, essere più orgogliosi no? e considerare la nostra città una, una capitale, no? potremmo dire. Ecco, sì. è, è bellissimo vederla ecco, in questo reticolo no? di relazioni diplomatiche o religiose. Con l'estremo occidente, con Cordova, con, con Roma e così via. Ecco, questo certo. è un, altra, un, altra, un altro commento che la tua, tua relazione mi ha, mi, ha, mi ha provocato. E un terzo punto, se posso, eh, hai parlato appunto di califfato, no? Di Il termine califfato, se andiamo a vederlo sui media ci incute timore no? ci, ci, ora come ora pensiamo Al-Baghdadi, pensiamo al, sì. all'Isis e così via ecco. sì. è, è bellissimo no? ritornare indietro nel tempo e vedere che c'è stato un califfato di altissimo valore culturale artistico, scientifico ecco. sì. Cordova, l'Andalusia è anche il luogo dove appunto le traduzioni latine di Avicenna sono state eseguite ecco. certo quindi dobbiamo no, cogliere l'occasione per dissociare l'idea di califfato da qualcosa di minaccioso e magari provare ad associarla a qualcosa di culturalmente alto, vivo e positivo. Sì, perché appunto c'è questa, come dicevi anche te all'inizio, questo rispetto, questo apprezzamento, questo um, valore del, del bello che, che, che non, non bisogna dimenticare e secondo me è molto importante. L'educazione, l'educazione proprio anche scolastica, cioè l'impatto che la cultura araba ebbe in Europa e in Italia eh, dovrebbe essere insegnata, e si insegna per esempio a livello universitario, magari si insegna un pochino anche nelle altre scuole, ma dovrebbe essere più presente nei curriculum scolastici proprio a livello fin dall'inizio, da bambini piccoli, dalle scuole elementari, non solo per valorizzare un'eredità culturale che ha così tanto influenzato e così tanto è mescolata con la nostra, ma anche per aiutare a suscitare stima e accettazione e soprattutto per dare sicurezza um, nelle loro radici culturali a quei bambini o giovani, adulti, ehm, che provengono da quelle regioni o che comunque si identificano con esse. Eh, ehm, è soprattutto attraverso l'educazione scolastica che si può avvi avviare una rivoluzione culturale per contrastare queste facili e superficiali opposizioni, come dicevi te, e con e continue immagini negative che del mondo medio orientale islamico che spesso i politici e i commentatori sociali ci impongono. Grazie, grazie, Anna. C'è una domanda di Damiano Anedda che trovo interessante. È possibile che il falco fosse una scultura polimaterica, con l'inserimento di pietre, cristallo di rocca, ad esempio, o altro nella cavità degli occhi? Ci sono sì. esempi simili? Allora, questo eh sì, perché abbiamo visto. Se andiamo, non so se riusciamo ad andare indietro. Ecco, aspetta, volevo farvi vedere l'altra. Sì, qui, qui si vedono bene le due, le due teste, quella del grifone e quella del falco. E come vedete, l'occhio è molto incavato e quindi probabilmente originariamente poteva ospitare un occhio, non so, di pasta vitrea, per esempio, o di un'altra un pietra, come dice Damiano, di cristallo di rocca, per esempio. Uh, purtroppo è difficile, cioè non, non, anche con le, le analisi tecniche molto, molto uh, particolari, molto, molto sofisticate che abbiamo fatto, non si ritrova nessun, nessuna traccia. Um, ci sono altri esempi eh, nel mondo, cioè di, di, di oggetti metallici eh, medio-orientali, ci sono degli esempi di oggetti di bronzo o soprattutto di bronzo, eh, con per esempio delle paste vitre oppure delle paste di ceramica, per, un, per, per colorarli di più. E poi ovviamente c'è eh, quella Tecnica che viene dopo questo periodo qua ed è, ed è così importante sottolineare gli oggetti di questo periodo il falco, il grifone perché sono stati meno studiati della produzione metallistica islamica che arriverà più tardi nel XIV secolo con gli ehm, eh, lavorati con inserimento di oro e argento quindi sicuramente sì, sono sono un po' limaterici, come dici, eh, però ehm, a questo punto qui de, di questi oggetti che, che abbiamo, di cui abbiamo trattato oggi, eh, possiamo solo fare una, una supposizione. Beh, grazie Anna. Eh, abbiamo ancora qualche minuto, invito, invito eh, gli ascoltatori, i telespettatori a, a rivolgere domande alla professoressa Anna Contadini. Eh, nel frattempo te ne faccio una io, Anna, un'altra, se, se Sì, se poi posso. magari te ne faccio una io. Eh, va bene, <ride> va bene. <ride> Cioè, eh, mi ha molto colpito quella, mh, quel, quella miniatura che hai mostrato. Sì, sì, magari sì. Se, ci, se, se puoi Ma certo. parlare un pochino di più di quella, perché va è bene, bellissima se, quella. Se, se rimane qualche minuto, davvero molto volentieri. Eh, Prima però la, la lascia, che, lascia che ti chieda eh, la, la tua opinione. È una domanda che, sono consapevole, no, no, non ammette una risposta, forse non ha risposta, ma questa vicenda no, del falco diventato Gallo può essere letta in due modi per quanto riguarda il rapporto tra cristianesimo e Islam. Questo oggetto di origine islamica è stato valorizzato, essendo messo sul tetto in posizione apicale, o viceversa. L'origine islamica di questo oggetto è stata nascosta a causa del rivestimento. È difficile no? dire quale delle due tendenze abbia mosso il, il trasformatore del falco in galletto. Tu, ecco, qual è la, la, tua, la tua opinione guarda, da guarda, esperta? È una domanda, una domanda molto interessante. Io adesso sento un'eco: sì, è una domanda molto interessante. Eh, io sono certa per la mia esperienza e per, per la documentazione che si è studiata durante gli anni che l'idea di, di, di coprire l'identità islamica assolutamente non era quello il motivo, ma il motivo era proprio il contrario, era come dicevi te di valorizzare un oggetto che già era molto bello, molto prezioso, molto importante e di renderlo ancora più importante. E questo lo sappiamo per esempio con i cristalli di rocca che vengono in Italia, che vengono montati con delle montature d'oro, che vengono trasformati in reliquiari, e gli avori che vengono dal, dal Medio Oriente, che sono Uh, lavorati nella Sicilia uh, araba e che vengono apprezzati moltissimo e anch'essi vengono um, poi a far parte di tesori di chiese uh, sono contenitori per reliquie sono contenitori per oggetti preziosi quindi no è il contrario non, non c'è un'appropriazione anche per esempio il, um, il capitello di marmo che proviene anch'esso dall'Andalusia, però è precedente del X secolo, è precedente al Falco, e che è stato posto anch'esso sul tetto della um, de, 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 de Basilica di Pisa. Um, Spesso c'è un'interpretazione di dire ecco, è un oggetto che noi abbiamo uh, preso come bottino ed è una sconfitta sull'Islam, e, e adesso lo mettiamo qua come trofeo, diciamo. In realtà quel, quel, uh, quel marmo è un marmo bellissimo, è un marmo che ha mh, dei, dei trafori eh, particolari che reagisce alla luce. Durante il giorno e si trasforma, il colore si trasforma durante il giorno, che è una cosa molto importante nella concezione medievale di queste chiese, dei marmi, del, dell'effetto cromatico, um, quindi c'è un apprezzamento estetico. Quindi ecco, no, penso che sia un apprezzamento piuttosto che una, un, un coprire l'origine islamica. Ci sono altre due domande convergenti, una di Silvia di Vincenzo, la ricercatrice di cui abbiamo parlato in precedenza, e un'altra di Mattia Guidetti, che riguardano entrambe il, il, il ruolo e il significato delle iscrizioni no? di cui ci ha parlato nel nome di Dio e con le benedizioni di Dio, se ricordo bene. No? Sì. Bivara, ecco, sono eh, diciamo così, iscrizioni sufficienti a qualificare questo oggetto come islamico? E se allora, sì, se sì eh, può essere stato l'intento proprio di coprire queste iscrizioni in modo preciso? Il nome di Dio può aver dato, diciamo così, noia se veniva riconosciuto come nome di Dio? Sì, sì, allora, ehm, per, per la questione del, di Silvia, lo scopo di camuffare, come abbiamo detto, io non penso che sia, che sia quello lo scopo. Però eh, per quanto riguarda eh, l'interpretazione, se, se queste iscrizioni venivano riconosciute come tali, eh, probabilmente non venivano riconosciute come tali. Questo succede molto più tardi eh, in Europa. Eh, ricordiamo anche che queste iscrizioni, adesso l'iscrizione del falco è relativamente, relativamente semplice, ma in realtà sono Um, iscrizioni epigrafiche che sono molto difficili da leggere sono molto difficili da leggere anche, anche da, da, da persone che sanno bene l'arabo per dire quindi um, le iscrizioni pro molto probabilmente non, non venivano non erano lette o capite erano probabilmente concettualizzate come facente parte della decorazione perché ci sono altri oggetti anche questo anche il falco di lucca in cui l'iscrizione è talmente fusa meravigliosamente bene eh, con il resto della decorazione che diventa parte della decorazione stessa, quindi diventa un disegno senza valore semantico. Nel senso che non ha un significato e questo è anche il caso dei reliquiari, come abbiamo detto, con varie iscrizioni in arabo uh, che, che hanno appunto iscrizione arabo, poi dentro uh, ci si mette una reliquia di un, di un santo cristiano. Um, quindi, no, um, non credo che. Ci potrebbero essere stati dei casi in cui oggetti con iscrizioni che provenivano dal, eh, dal Medio Oriente potevano essere considerati come provenienti dalla Terra Santa. Allora erano così associati alla Terra Santa piuttosto che a un mondo musulmano islamico. Però in generale mi sembra che eh, per questi oggetti in particolare qui eh, le iscrizioni non venivano, capite? Un'altra domanda da parte di Ruggero Longo, altro ricercatore che ho menzionato, è se vi sia eh, continuità oppure soluzione di continuità, discontinuità tra la migrazione di questi oggetti all'interno del mondo islamico, nei percorsi diciamo, intra-islamici eh, e, e il loro arrivo diciamo, in, in, zone, in zone esterne, ecco, come nel caso specifico a Lucca. Ecco, se, se si possa immaginare un unico percorso eh, di circolazione più ampia di questi oggetti. Cioè un, un percorso che, che è a più tappe? È questo che vuole dire? Io non vedo, non vedo il... Eh no, non è, non è sulla chat, è un, è un messaggio che, che Ruggero mi ha mandato, mi ha ah. mandato per l'email. Che non cosa si può dire il... a proposito della continuità o delle soluzioni di continuità tra circolazione di oggetti all'interno del mondo islamico migrazione degli stessi dal Dar al Islam dalla casa dell'Islam al mondo latino e o anche bizantino beh ma le modalità sono diverse quindi eh, eh, ci sono molti di questi oggetti sono passati per costantinopoli per Bisanzio e quindi poi da Bisanzio sono arrivati a venezia o, o in altre lo località italiane per esempio e, eh, altri oggetti, come sappiamo dalle fonti, eh, erano, mh, provenivano da tesori, tesori principeschi che poi venivano venduti sul mercato. Altri oggetti venivano uh, commissionati e venivano commissionati non solo in quello che certe volte si pensa... Per questi oggetti di grande valore, un, uh, un centro artistico legato alla corte. Ma venivano anche fatti, per, per esempio, nei, nei bazar, però, venivano fatti da diverse maestranze um, per diverse clientele. E quindi, per esempio, gli avori eh, di Cordova o di Madina Tazakhra eh, durante il califfato um, occidentale. Sono di diverse eh, sofisticazioni, alcuni sono estremamente sofisticati e hanno i nomi di principi, eccetera, altri no, però venivano prodotti entrambi dagli, dalle stesse maestranze. Quindi eh, le modalità di circolazione eh, sono, sono molto diverse, sono sia interne che esterne. E per esempio alcuni oggetti con dei riferimenti, oggetti islamici, quindi il contrario, alcuni oggetti islamici con riferimenti cristiani venivano prodotti per le comunità cristiane d'oriente. Quindi c'è anche questo, questo fatto. Non so se ho eh, capito bene la domanda, però c'è un ultimissimo commento, ecco, mi, da parte di Damiano Anedda, mi piace moltissimo questo, questo dialogo tra, tra esperti e tra conoscitori del tema che si sta allacciando. Eh, Damiano dice concordo sul fatto che non si tratti di, tra virgolette, iconoplastia, avori con iscrizioni islamiche, erano utilizzati come pissidi nel Medioevo e i vescovi indossavano, indossavano abiti decorati con iscrizioni islamiche. Sì, questo è sì, un po' complesso. Sì, Assolutamente, dice. e questo anche per esempio, non so, eh, tornando per esempio a, a, ai cristalli di rocca, c'è cioè il famoso reliquario della, del sangue di Cristo, del sangue, eh, eh, di Cristo a, a Venezia, San Marco che è questo cristallo di rocca meraviglioso uh, con questo liquido rosso uh, ed è eh, scolpito a rilievo con un'iscrizione islamica che appunto è anche anch'essa be eh, di benedizione che poi è stato montato su un calice eh, d'oro nel XIII secolo da due da due come si dice, gioiellieri di Venezia, come riporta uno degli inventari del, del Tesoro di San Marco, ed è esposto come una cosa meravigliosa sia dal punto di vista così estetico, ma soprattutto dal punto di vista della reliquia dentro. Però dal punto di vista estetico è, è importante perché, per esempio, questo calice che è stato creato nel XIII secolo a Venezia e che lo, diciamo, um, lo espone in questa maniera perché c'è un piede, eccetera, è talmente è fatto in una maniera che non tocca, non tocca assolutamente il cristallo islamico, così che si può vedere tutto. E, si, e non, non si copre niente, non si copre né la scritta né, le, né la decorazione né il contenuto. Benissimo, grazie Anna. Purtroppo temo che dobbiamo interrompere qui questa interessantissima discussione perché alle 18.30. Eh, ci sarà un altro evento bright, cioè il tour virtuale del campus IMT introdotto dal direttore della scuola IMT Alti Studi di Lucca, il professor Pietro Pietrini. Invito quindi tu, eh, tutti i telespettatori che ci stanno seguendo adesso a rimanere sintonizzati alle 18.30 a seguire questo tour virtuale. Lasciatemi un ringraziamento sentitissimo, finale, per la professoressa Anna Contadini. Grazie per, a te. Per il tempo, per l'esperienza, per la sapienza che hai condiviso con noi. Davvero un grazie, sentitissimo Grazie. Da parte mia di tutto. Grazie e mille. Grazie a tutti i tele, telespettatori. Arrivederci. Ok. arrivederci. Arrivederci.